Eccoci qui, ben ritrovati, buona giornata e buona saluti a tutti. Buon lavoro anche a Francesco De Angelis e a Giovanni Paolillo che ci seguono a distanza nella regia di Telecolore. Oggi restiamo sull'igiene, un tema centrale in questa congiuntura virale in cui non c'è alcuna cura certificata, nessuna certezza certificata, efficace se non il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani e del viso e quindi l'igiene personale. E se abbiamo, e qui siamo al punto, un animale in casa, il nostro compagno a quattro zampe, in particolare il cane, allora attenzione anche alla sua igiene. Non perché il cane sia un potenziale vettore virale, non c'è alcuna documentazione scientifica in merito, anzi potrebbe essere il contrario, e cioè che gatti e cani debbano temere noi umani come possibili vittime. Ma l'igiene personale e del cane in questo periodo va osservata con particolare rigore. Il Ministero della Salute consiglia semplicemente al rientro da ogni passeggiata di provvedere alla sua igiene, pulire soprattutto le zampe, evitando prodotti aggressivi, quelli a base alcolica che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito, e usando invece prodotti senza aggiunta di alcun profumo, e cioè solo acqua e sapone. Magari neutro, proprio come facciamo noi con le nostre mani. Per il mantello si consiglia di spazzolarlo ripetutamente e poi passare con un panno umido. E dunque, rivediamo insieme proprio sull'igiene alcune sequenze di una intervista realizzata qualche tempo fa con un specialista, con un medico veterinario, proprio sull'igiene generale del cane, partendo dal pelo. Poi le zampe, le orecchie, le unghie, i denti in particolare, dove occorre tutta l'attenzione possibile. È una specie di, come vogliamo chiamarlo, un decalogo, una specie di Bibbia dell'igiene del cane, sempre le cure di ogni giorno, le cure di ogni settimana, le cure quelle di ogni mese ed anche quelle di ogni 6 mesi. E le vediamo tutte insieme, senza staccarle, in un'unica sequenza, senza interruzioni, appunto con una specialista, la dottoressa Annabella Vespoli. Vediamo. Naturalmente bisogna un attimo rapportarsi all'età dell'animale che abbiamo di se fronte, perché se ci troviamo di fronte ad un cucciolo, naturalmente le uscite saranno di numero maggiore, quindi 4, 5, 6 al giorno. In un animale adulto invece le passeggiatine igieniche possono essere di un numero pari a 3, se sostanzialmente qualcuna un pochino più lunga per permettere un maggior movimento dell'animale. Quando si ritorna, la prima cosa le zampe, Sì, vero? pulizia delle zampe, pulizia della zona genitale sostanzialmente. Ci sono anche tutta una serie di supporti, quali delle salviettine che possono contenere delle sostanze igienizzanti, quindi ci possono anche garantire un'igiene dell'ambiente domestico, non solo quello dell'animale. Immaginiamo quando si torna a casa, il cane magari ha messo le zampe nell'urino, poi comunque porta a casa batteri, quindi lavare le zampe accuratamente, pulirle come fa questa padrona molto attenta, eccetera, ma anche con dei Salviettine supporti, anche quelle, umidificate, le ripeto, ci sono delle salviettine in commercio che possono egregiamente sostituire l'acqua, anche perché può diventare, anche soprattutto quando abbiamo un animale a pelo lungo, un pochetto indaginoso, la pulizia magari ecco nella vasca da bagno e poi ritrovarsi la casa allagata sostanzialmente. Quindi salviettine umidificate possono Ma essere una. ecco, come mai il cane di piccola taglia deve avere più passeggiate? No, di piccola taglia, di età Di età inferiore. inferiore, Di età ecco, diciamo. inferiore perché naturalmente un cucciolo non è ancora abituato a Ah, trattenere ecco, sì, i c'è a propri questo bisogni, quindi punto. c'è necessità maggiore per poi poterla abituare regolarmente alle passeggiatine igieniche, che appunto, come le dicevo, 3, 4, anche in base poi alla disponibilità di tempo, sono quelle Ecco, qui ideali. vediamo magari alcuni esempi di salviettine, come Sì. dicevamo, salviettine detergenti che possono essere utili per evitare come dire, di mettere il cane sotto la doccia, insomma. Esatto, esatto, Sì. esatto, esatto. Dunque, questo ogni giorno, quindi le ciotole, abbiamo detto, il lavaggio dei genitali se occorre, il lavaggio delle zampe. Ogni settimana, ecco qui, Fido cosa fare ogni giorno, qui vediamo anche una bella lisciata. Una spazzolatura.
spazzolatura con un guanto particolare, vero? Sì, sono dei guanti sostanzialmente per animali a pelo corto o pelo duro che aiutano ad asportare il pelo morto. Quindi una volta alla settimana, soprattutto anche nei periodi di muta, come questo noi al momento ci troviamo in un periodo di muta. Dove c'è un'abbondante perdita di pelo, e per ridurre quello che è lo sporco in ambiente casalingo, comunque spazzolature regolari possono prevenire il dover pulire in modo il famoso lo spot che vediamo in televisione spesso, quando il pelo del cane è dovunque. Esatto. Allora, per quanto riguarda l'igiene orale, è fondamentale che il nostro amico a quattro zampe sia abituato fin da cucciolo ad essere maneggiato, sia per quanto riguarda la bocca che per quanto riguarda le orecchie, perché naturalmente anche la spazzolatura, se l'animale è abituato, diventa molto più efficace, è un'operazione molto più semplice. Quindi fin dalle primissime settimane che l'animale è in casa con noi, dobbiamo abituarlo appunto ad essere spazzolata le gengive, o come si faceva il vecchio rimedio della nonna, una puntina di bicarbonato, come si vede nel firmato, una garzina. Una garzina, strofinare premolari, incisivi. Quindi il bicarbonato può sostituire paste dentifrice. Naturalmente in commercio c'è un'ampia varietà di paste dentifrice per cani, di spray per l'alitosi, di spazzolini per cani, perché naturalmente capiamo bene quale può essere la difficoltà di mettere uno spazzolino con un manico estremamente lungo all'interno di una bocca di un cane. Quindi abbiamo dei esempi come altri con enzimi, no? Ad enzimi, perché quello che c'è da dire è che il cane non soffrono di carie, ma bensì di placca dentaria, che è quella che poi va a creare appunto degli scolamenti della gengiva. Da quello che può essere semplicemente appunto una placca, può diventare anche una patologia delle vere e proprie parodontopatie. In quel caso si deve andare dal medico veterinario per fare pulizie che a casa non si potrebbero fare. Assolutamente, perché la vera e propria pulizia dentaria del cane, cosiddetta detartrasi. Detartrasi viene fatta in anestesia totale e si può fare esclusivamente presso il medico veterinario. So che adesso voi usate anche degli ultrasuoni. Esistono in commercio degli spazzolini ad ultrasuoni che però non permettono l'allontanamento della placca al di sotto del colletto gengivale, quindi può essere una sorta di trattamento di mantenimento tra le tartarasi e l'altra. Come ad esempio esistono tante altre bastoncini o sorta di snack che permettono l'allontanamento della placca e ritardano la formazione della placca. Che ne pensa, questi bastoncini sono utili o sono invece solo un fatto commerciale? Allora, ce ne sono alcuni espressamente commerciali che sono più degli snack che altro. Sono dei passatempo. Dei passatempo che a volte possono andare anche a aggravare il carico calorico. Carico calorico. Invece ci sono dei prodotti specifici che hanno appunto una sorta di chewing gum, che hanno un'attività appunto. Pulizia dell'orecchio, anche questa è delicata. Assolutamente, per quanto riguarda invece la pulizia delle orecchie, la cosa fondamentale, come dicevo in precedenza, è l'utilizzo di prodotti ceruminolitici come questi che vediamo in video, perché sostanzialmente la maggior parte delle problematiche sono legate a un eccesso di cerume, a un ristagno di cerume all'interno delle orecchie. Quindi questa è una pulizia che va fatta settimanalmente o bisettimanalmente in quegli animali che hanno le orecchie pendule, ad esempio cocker, che sono animali più predisposti a questo tipo di patologia delle orecchie. Quindi si fanno pulizie regolari. Qui utilizzando degli strumenti, delle salviette? No, allora semplicemente un prodotto ceruminolitico che viene spruzzato all'interno del padiglione auricolare, si massaggia la base dell'orecchio per alcuni secondi e poi viene utilizzato semplicemente dell'ovatta oppure delle garzine per asportare l'eccesso. L'applicazione di un prodotto ceruminolitico Si lascia agire per forse qualche minuto? Sì, ma più che altro bisogna massaggiare per favorire la penetrazione, visto che il condotto auricolare del cane è molto profondo, quindi per arrivare anche in profondità bisogna massaggiare per far sì che si diffonda correttamente all'interno dell'orecchio esterno. Soprattutto, come le dicevo in precedenza, sono delle routine che vanno insegnate al cane fin da subito, quando il cane entra nella nostra abitazione, per poi non rendere appunto una esperienza spiacevole quella sia della pulizia dei denti che della pulizia delle orecchie. Come se si il taglio delle unghie può sembrare un'operazione banale, ma in fin dei conti non lo è, in quanto teniamo presente che l'unghia è un tessuto vivo, quindi anche asportare piccole
parti di unghie deve essere fatta con molta attenzione, con gli strumenti adatti, sì. Delle piccole taglia unghie appositamente studiate. Che può fare anche il padrone a casa. Può fare anche il padrone a casa, però tenendo presente, soprattutto se si hanno cani con unghie pigmentate come questi nel filmato, quindi con unghie scure, viene difficile valutare dove c'è la porzione viva dell'unghia, sì. Quindi si può creare sia dolore che un sanguinamento. Sì. Quindi è sempre meglio andare per piccoli step, proprio come si vede nel filmato, a 45 gradi rispetto. Ecco, adesso tra poco nel filmato, lasciandolo scorrere, vedremo proprio come si fa correttamente. Questo è un cane che ha delle grosse unghie, ovviamente, sì. Quindi è più complicato secondo lei o più facile o più difficile? Con le unghie di grosse dimensioni bisogna semplicemente avere un'attrezzatura adeguata, in quanto spesso possono essere molto dure. Comunque quindi, taglia unghie so che è un attrezzo che costa poco, sì, qualche euro, sì, 5-6 euro. Allora, il taglio delle unghie come viene fatto? Come deve essere fatto? Come le dicevo in precedenza, a 45 gradi rispetto al piano, al suolo e parallelamente all'andamento dell'unghia. Sì. Naturalmente dopo, se ci sono delle scheggiature, le unghie non si presentano regolari, possono anche se basalmente essere limate. Io consiglio sempre una passata di lima a grana grossa post l'utilizzo, sì, del per lisciare. Esatto, per lisciare, sì. Perché poi possono essere predisposte a delle sfaldature, le unghie anche dolorose per l'animale. 45 gradi. Eccolo qui. Quindi non bisogna farlo vicino alla parte, come diceva lei, viva, sì. Viva. Ma eccolo qui come va fatto correttamente, deve essere parallelo, è vero, al pavimento, sì, al massimo con un'inclinazione di 45 gradi. Sì, perfetto, questa è, se proprio vogliamo essere precisi, non far male al nostro animale. Qui vediamo per esempio anche qualche soluzione oculare, perché anche l'occhio è assolutamente, anche l'occhio ha bisogno della sua pulizia sia quotidiana che settimanali, che bensì anche mensili, soprattutto in quei cani che hanno il manto bianco, che spesso si vengono a creare appunto delle colorazioni anomale nel canto mediale dell'occhio. Quindi in questo caso abbiamo un barboncino, mi sembra un Bichon Frise, e sono delle razze particolarmente predisposte alla formazione, sì, di, sì, queste, sì, macchioline, che sono antiestetiche più che altro, sì. E quindi pulizia regolare con dei prodotti possono evitare, sì, nella formazione. Insomma, c'è nella farmacia veterinaria, c'è insomma una gamma infinita. Sì, assolutamente. Che credo che farebbe invidia a qualsiasi donna che vuole entrare per, non so, perché in un negozio, in una profumeria, sì. Insomma, oggi per gli animali c'è un business commerciale incredibile. Teniamo conto che circa 7 famiglie su 10 hanno un animale in casa. La salute, sì, non è detto che non si debba andare periodicamente dal proprio medico veterinario, perché il tempo giusto per controllare che cosa? Cosa controlla di solito? Allora, in una visita veterinaria viene controllato un pochetto quello che è l'essere animale in generale, quindi vengono effettuate delle palpazioni, viene controllato le orecchie, la bocca, vengono controllati i linfonodi, quindi sì, il cuoricino, viene fatta una palpazione addominale, se si tratta di una femmina si chiede la regolarità dei calori, sì, e poi naturalmente ci sono dei periodi dell'anno in cui vanno fatte delle analisi ematiche, perché purtroppo, sì, noi giusto, viviamo in zone endemiche per diverse, certo, malattie, come ad esempio la leishmaniosi, e quindi ci avviciniamo al periodo in cui è buona norma fare uno screening annuale, nonché, sì, obbligatorio dalla legge. Sì. Ecco, noi abbiamo detto che portare il cane dal proprio medico veterinario di fiducia è un gesto d'amore, che un amico, in questo caso il cane, non, sì, dimenticherà mai. Lei ci crede? Assolutamente sì. Sì. Anche perché noi lo diciamo sempre, lo ripetiamo, ecco, il cane, anche il gatto, ma il cane soprattutto, ha un feeling con questa ossitocina, no? Questo ormone che è quello del bambino verso la mamma, certo, del fidanzato o della fidanzata verso il proprio simile. Quindi questo ormone che scatta anche nell'animale, nel cane come nel gatto, e che rende l'animale quasi un umano. È vero? Sì. Voi che siete medici veterinari avete questa rappresentazione dell'animale che non è un diverso, fa parte proprio della famiglia. Assolutamente, fanno parte del nucleo familiare, sì, e come tali vanno trattati. Vanno trattati. E poi aggiungiamo una cosa che noi diciamo sempre, il cane forse è meglio anche di noi,
di un umano, perché il cane non è ipocrita come l'umano. Lo diciamo, sai, così scherzando, perché noi tra di noi, anche tra di noi umani, c'è gente molto leale e poco ipocrita, però l'animale è, come dire, istintivo, immediato, sì. Non ha quelle... Non ha filtri sopra strutture. Non ha filtri, brava, non ha retropensiero, esatto. Cioè io dico una cosa ma ne penso un'altra, il cane non lo fa, ecco, quindi è veramente straordinario. Bene, andiamo velocemente verso le conclusioni, vi anticipo quello che vedrete domani, venerdì, prima Quotidiano Medicina News, prima dalle 8, come sapete, in un minuto e mezzo la notizia del giorno, la più importante del giorno secondo noi, subito dopo il Focus. Domani le fake news o bufale, come vogliamo chiamarle, le notizie false alimentari, perché fioriscono ed attecchiscono su una cospicua parte degli italiani. Quali sono quelle che fanno più proseliti ed anche più danni a quelli di noi che ci andiamo dietro, insomma, che ci crediamo? Quali sono le notizie false su alimenti e sugli animali in questo periodo di coronavirus? Domani collegamento con un infettivologo, il professor Sante Roperto, professore di malattie infettive nel Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli. Quindi vi aspetto domani, grazie ai nostri registi a distanza, Giovanni Paolillo e Francesco De Angelis, grazie a voi da casa, e linea alla rete con la sigla.